Ma scusa, non ha detto Martinelli che la partita più importante del Milan era quella di domenica scorsa? Sì, esatto, speriamo che porti uguali. Tutte le domeniche sono partiti con il calcio inizio affidato al Milan. Lo stop di Kjaer per Tomori che gioca sulla destra dove può avanzare Calabria. Il lancio in verticale che spola la palla nel centrocampo. Respinge di testa Pellegrini. Testa del piccolo. Recupera Ibra, il tocco corto per Calhanoglu. Milan break nella metà campo della Roma. Si incunea Rebic, viene fermato. Si libera del pallone con Tonali che entra dalla destra. In posizione di cross, ma preferisce andare fino in fondo. L'ex Bresciano dentro per Calabria che cade in area sul tocco di Mancini e qua sarebbe da rivedere, cade dentro l'area, che parte la Roma, attenzione alla Roma, riparte la Cospinazzola, la palla che viene giocata sbagliata. Questo è rigore, questo. Ho ragione, allora dobbiamo rivederlo. Vi faccio vedere, Calabria è rimasto fermo, rimane contuso, c'è se dà rigore è contuso e felice. C'è stato un passaggio verso Calabria qui, in questa zona viene attaccato il giocatore della Roma che gli porta via palla, ma dobbiamo vedere se gli ha pestato il piede, perché rimane pistone, a terra dolorante. Vediamo se rigore, credo che sia un rigorino. Allora, espulsione no, mai nella vita, però non è pestone, come no, quanto c'è niente, ma come no, ma cos'è rigorissimo. Allora buoni ha spianato il metà, quanto ci manca il rigorino, Fabio? C'è un pestone, manca come più della vita, ma che bello quando ci danno il rigore. Adesso è che gli ha spaccato il piede, ma guardi che gli ha fatto male. Oh, tira che sì. Che sì, allora, Marelli interviene giustamente, mi scrive Marelli, perché serious missed incident, pestone che non ha visto, quindi giusto anche l'intervento della VAR. Ma che bravo Marelli, ha imparato anche il ecco, tedesco. Adesso io non so della giustizia se faranno di nuovo polemiche, rigori, voi vi dite ma la sua guarda direttore, ma sicuramente. Guarda che Fazio lo cacciano. Sicuramente. Fazio continua a protestare. 42 minuti, che sì contro chi Paolo Lopez. VAR? Chi era il VAR? Al VAR c'è Irrati. Allora, che sì, vediamo. Col destro, che sì contro Paolo Lopez, che prende tempo, forse per distrarre l'ivoriano. Guida fa andare i giocatori fuori dall'area e li invita a rispettare la battuta sul portiere Paolo Lopez sulla linea. 43 minuti, che sì contro Paolo Lopez. Tutto pronto per il rigore, il fischio di Gloria Guida. Parte che sì con il destro, il tiro di Frank. Oh! Spinazzola contro Calabria, lato corto dell'area di rigore, Spinazzola, la palla indietro per Veretout, Veretout, il tiro di Veretout, gol! E gol! Gol fantastico di Veretout, gol fantastico di Veretout, limite dell'area di rigore, pazzesco. Trova il secondo palo, gol straordinario del trattore, grande e diciamo trattore. Che Veretout ha tirato una posizione analoga a quella di Hernandez col e l'ha messa a fin di palo. La cosa grave di Hernandez è andato a cercare il sinistro quando aveva il destro facile. Sì, sì, grande reazione della Roma, gol di Veretout, l'onda Mondoflex, via! Allora ve lo facciamo vedere, Spinazzola che tocca per Veretout, Veretout non ben marcato, dobbiamo dire. Fare una domanda, dovevo uscire. No, prima, ma pare che però. Sì, ma guardate dove sono Kjaer e Tomori, cosa stanno molto facendo? Ballano il minuetto. Ma poi no, davanti al portiere, tutte e due. Ma poi tutte e due. Guardali lì, cosa fate? Ma una fianco all'altra. Una fianco all'altro. Si vede che hanno abituato a giocare assieme. Bravo. Perché allora, prima li ho visti in una occasione, li ho visti larghissimi quando va a colpire e Kjaer da solo con. Allora, praticamente quando arriva qui Spinazzola, punta Calabria, Tonali va per raddoppiare, vede l'arrivo di Veretout, Veretout controlla e da questa posizione fa partire un diagonale bello, non proprio irresistibile, però rimane forse. Non ci arrivava il portiere lì, non ci arrivava il portiere. Non era proprio fin di palo. La cosa grave è che lì due centrali, uno va fuori, l'altro sta dentro, non tutti e due sulla limite dell'area piccola. Attenti a Milan che recupera bel pallone. Recupera palla con Salemaga, si sfugge, però ci daranno spazio. Rebic, si è fatto sul sito, il tiro di Rebic, gol! Rebic! Tutti amiche, torniamo in vantaggio. Grandissimo Rebic, grandissimo gol di Rebic. Fuori Ibra, vinciamo la partita. Mamma mia, che bello! Fuori Ibra, vinciamo la partita. È un gol da centravanti perché vi spalla la porta. Allora, e poi Rebic, dopo il gol, va davanti alla telecamera. Dice qualcuno: stai zitto, hai capito? Stai zitto. Si vede che ce l'ha con qualcuno che l'ha criticato. Non sappiamo chi. Intanto, l'onda Mondoflex, via.
centravanti, ma che roba. Allora, un bel break del Milan, il passaggio di Salemakers per Rebic che fa una cosa notevole, perché il Milan recupera palla. Ma il portiere di Siviglia ha sbagliato. Cosa può fare da lì? Allora, Mori, guardate qui il passaggio per Rebic, spalle rivolte alla porta, stop orientato di Rebic che si gira, fa due passi e da questa posizione tiro all'angolino e gol. Secondo Furini la colpa è anche di Paolo Lopez. Sì, perché sbaglia il rinvio. Ah, ha sbagliato il rinvio, però Rebic poi fa una cosa eccezionale. Ha ragione Furini. La dà a Kessié, gliela ridà, deve ridargliela a Kessié, ma va a terra, c'è il fallo prima che sì. Partita monumentale finita, anche di Kessié. Finita. Giochiamo in quattro, riusciamo a tenere sulla partita. 95. Finisci la guida, ti prego. Può bastare. No, ma è finito. 95esimo minuto che è già scoccato. Prende un fallo importantissimo. Sì, credo che un minuto in più sia giusto. Due mi sembrerebbe eccessivo. Ha già dato un minuto. La palla in avanti. Ora Mancini di testa, Brahim la può prendere. Ma finisce qua! E il Milan porta a casa tre punti pesantissimi. Pesantissimi. Sì, che sono tre punti che ci piacciono. Bellissimo così. Esulta Maldini, grande Paolino. Pesante.